Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Ultimo, clamoroso ed eclatante episodio della modalità carriera con la Sampdoria. In realtà l'ultimo episodio di questa stagione, perché dal prossimo inizierà a esserci già Ibra. Però noto solo ora che sono ancora in pigiama. Ma nessun problema, perché grazie ai poteri di Goku ho imparato il teletrasporto e riuscirò a cambiarmi. Guardate un po'. Che vi avevo detto, poteri di Goku, fenomenali. A proposito, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete una serie su questo gioco. Iniziamo come sempre l'episodio andando a salutare l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione e seguite tutti i miei social network. L'ultimo mi piace è di Leonardo Marchi. Forza Roma, forza Lupi, sono finiti i tempi cupi. Eccolo qui, ciao Leonardo. Prima di iniziare vi chiedo solamente di mettere un bel pugno di pollice a questo video, essendo l'ultimo della stagione. Siete pronti? Iniziamo, mettetevi comodi. Palermo, Genoa e Juventus, le ultime tre partite del campionato. Dobbiamo assolutamente provare a fare 9 punti. Sarà difficilissimo, ma ci dobbiamo provare. E col Palermo ho deciso di simularla. Ragazzi, oggi 3 punti sono essenziali. Ci siete? Siete concentrati e siete carichi? Pronti in partenza? Via. So che non mi deluderete. So che è una trasferta difficile qua col Palermo, ma che ne usciremo vittoriosi. Ah sì, ma vieni, 1-0 di Gnoguri, come sempre, come al solito decisivo Gnoguri. 1-0 per noi, 1-0 per noi. 10 minuti, resistete. 4, 3, 2, 1, è finita! 1-0 Gnoguri, mamma mia che emozione Gnoguri che ci regala. Ci siamo vivi e possiamo crederci, solamente grazie a Gnoguri. Ma quanto ti voglio bene te Gnoguri, ma quanto ti voglio bene. C'è il derby di Genoa, il derby della Lanterna, un'emozione grandissima poterci partecipare, soprattutto in un momento così delicato e decisivo della stagione. Ragazzi, siete i titolari, andate e divertitevi, ma soprattutto vincete. Probabilmente il Genoa giocherà fino alla morte per non farci vincere questa partita. Attenzione, Carbonero da fuori, prova il tiro a giro, Perin. L'Axalt va veloce in aria, il tiro di Laxalt, Viviano ci arriva con la mano di richiamo. Gnoguri cerca di far andare Munir con una palla di prima. Che palla di Gnoguri. Munir la mette giù molto bene, attenzione. C'è il taglio di Iese, Munir lo serve Iese. E c'è il gol dell'1-0 nel derby della Lanterna. E lo segna il nostro capitano. Ma che lavoro hanno fatto Gnoguri e Munir per dare questo pallone a Iese. Cosa hanno fatto? Questi ragazzi, questi giovani sono i nostri ragazzi, il nostro futuro. Vogliamo assicurarcelo, vogliamo andare in Champions. Ce la possiamo fare ragazzi. Sarà difficilissimo, dobbiamo crederci e sperare con tutto noi stessi che il sogno si possa realizzare. 1-0, Iese Rodriguez. Crediamoci, crediamoci. Munir, attenzione, cerca il dribbling e poi ancora dentro per Iese. Non riesce a servirlo, allora fa andare Icardi nello spazio. Icardi in buona posizione, Icardi stoppa, si gira Icardi. Attenzione Icardi, vuole fare tutto lui. Icardi ancora la perde. Dentro per Iese, ancora una volta, che ce la fa, due volte. Attenzione, la palla arriva in qualche modo, allontanata. Carbonero, prova a girarsi ancora Carbonero. Voleva un altro tiro a giro uguale al primo. Dodò, devi svettare, non ci arrivi per primo. E allora Cerci può fiondarsi a tutta velocità sul pallone. Il cross di Cerci col mancino, ma c'è Vivianone. Icardi, Munir e Iese, un 3 contro 3. Largo Munir, come sempre, come al solito, tende ad allargarsi. Munir, Iese attacca l'area. Va troppo dritto Munir, interviene Gnoguri che la perde ragazzi, occasione persa clamorosa. Icardi dentro per Iese, addirittura cadendo Iese, prova il tiro Iese. Cazzo, era in fuori gioco, ma Perin l'aveva parata. Perin l'aveva parata. Ancora Iese, sempre Iese, dentro per Munir. Cerca il taglio per Icardi, come l'occasione del primo gol. Attenzione Icardi, la mette giù. Icardi in aria, prova a dribblare. Icardi prova il tiro, messo giù. Tutto regolare. Dentro per Munir che può spingere e accelerare. Grande suizzo, ce la fa, passa lui. Ancora Munir in posizione. Munir può entrare, può tirare Munir. Oddio, è uscita di così. Lancio a cercare Icardi contro Di Maio. Icardi la mette giù molto bene di fisico. Icardi poi dentro per Gnoguri, l'uomo delle sorprese, l'uomo che ci sta facendo vincere tutte le partite giocando da solo. E poi però fa un passaggio che neanche io. Dentro, attenzione, Munir la stoppa. E poi dentro ancora per Fernando. Quanto va veloce Cerci, la mette con il destro. Attenzione, prova la rovesciata Matthaus. È ancora qui, Isso, la parata grande, grandissimo su Isso che sta facendo il centro avanti. Correa è fresco, appena entrato, deve resistere alla carica, ma c'è Viviano. Oh, ragazzi, qua mi sono veramente spaventato, ma è finita. 1-0, Hassan Gnoguri, che ci sta regalando davvero delle cose, delle perle. Ma che giocatore è Gnoguri? Ma che invenzione di mercato è stata Gnoguri? Manca una sola partita contro la Juventus, poi il campionato sarà finito. Ci giochiamo tutto in questi 90 minuti. Purtroppo è matematicamente impossibile la qualificazione alla Champions, ragazzi. Matematicamente impossibile. Possiamo fare 3 punti, andare a 72 se la Lazio perde, ma Juve, Inter e Roma sono le prime 3. Almeno che non ci siano 4 posti con la quarta che va a fare i preliminari, non lo so.
so. Noi intanto cerchiamo di vincere questa partita, ma la sconfitta con la Lazio ci ha proprio tagliato le gambe da ogni cosa. Juve campione d'Italia, andiamo a giocare contro i più forti. Non sarà facile. A noi 3 punti per sperare ci servono, per forza. Ragazzi, è l'ultima partita. Onoriamo la maglia, dedichiamola a tutti i tifosi che ci hanno spinto fino a qui. Dedichiamola a Zlatan Ibrahimovic, che arriverà nel prossimo episodio. Mamma mia che palla, ancora una volta di Gnoguri, ancora una volta per Munir, ancora una volta Munir in area, il tiro, ma oddio! Vantaggio Sampdoria con Munir e Gnoguri, sempre loro due, sempre e solo loro due. Non avevo idea che potesse entrare questa palla. Che gol è stato? Riguardiamolo, la mette giù, salta di Steiner, Bonucci scivolata e poi di sinistra, una posizione incredibile. Che pacca, che bomba sotto la traversa di Rubinho. Ora forse è tutto chiaro. Abbiamo Morata con Vasco Regini che poi fa ripartire l'azione. Iese in buona posizione, bella ripartenza, dentro per Gnoguri che può accelerare, può arrivarci Gnoguri, la palla arriva a Icardi, Rubinho la parata, la prima parata che ha fatto nella sua vita Rubinho l'ha fatta contro Icardi l'ultima giornata del campionato. Attenzione, Icardi la può mettere giù, fare quello che vuole, Icardi può anche aspettare il compagno, Icardi prova a girarsi in qualche modo, la palla arriva a Iese che si gira, Iese in area, a giro Iese, si immola praticamente gli style. Iese dentro per Munir che può fare quello che vuole, anche servire ancora, Iese che arriva di gran corsa, il nostro capitano non ci delude mai, mai e mai. Firma il 2-0, 2-0 sulla Juve. Ragazzi, ad ora abbiamo fatto 6 punti contro la vincitrice del campionato e non riusciamo cazzo ad andare in Champions. Lazio perdi, Lazio ti odio, ti prego Lazio perdi. 2-0 a fine primo tempo, incredibile, altro che incredibile. Attenzione, gran palla dentro per Asamoah che può inserirsi, prova il tiro lì. Ma che gol abbiamo preso? No, davvero, che gol di merda abbiamo preso. Non ci credo, tra l'altro è la prima volta che attacca la Juve, ok, poi il tiro, ok, e poi Viviano, dove minchia vai? Mamma mia, mamma mia. Morata, gross di Morata per Mandzukic, 2-2, 2-2, doppietta di Mandzukic. E cosa vogliamo giocare noi? La Champions? Per fare cosa? Delle figure di merda? Per vincere 2-0 in casa della Juve e far fare gol a Mandzukic da solo? Doppietta di Mandzukic nel giro di un minuto? Va bene, ok, giochiamo la Champions allora. Amareggiatissimo. Dentro per Dodò, che può spingere, può farci credere ancora una volta. Dentro per Gnoguri, il nostro giocatore più forte di tutti! 3-2, Hassan Gnoguri, ma io lo amo! Io ti amo Gnoguri, ti amo Gnoguri! Ti amo con tutto me stesso. Spero di comprarlo davvero, che la Sampdoria lo compri nella realtà. Ti prenderò al fantacalcio tutte le volte. Gnoguri, il nostro, cioè, mamma mia, il mio acquisto migliore. Il mio acquisto migliore è Gnoguri. E poi lungo, a cercare Icardi, uno spizzo, un colpo di testa, Munir può arrivarci. Rubinho, attenzione, fa la cazzata. Bonucci, Belì, da solo Munir, prova a tiro il pallonetto. Rubinho, mamma mia. Carbonero con il tacco, ragazzi. Carbonero si permette anche le giocate con il tacco. Munir, in possesso della palla. Ancora Munir, dentro, per Carbonero. E che cos'è, calcio di rigore? Non l'avevo neanche visto, stavo pensando a un modo per tirare con Carbonero. Va benissimo così. Mauro, dobbiamo farlo, eh. È importante questo, Mauro. È molto, molto, molto importante, Mauro! 4-2! Incredibile, inimmaginabile sul 2-2. Pensavo di essere morto. Vai a sentire, Mauro. Vai a sentire. Che cosa fa la Lazio? Cosa fa la Lazio? 4-2 in casa della Juventus. Di testa. Allontaniamo l'attenzione però perché ci arriva Lemina. Prova ad allargare Lemina. No, il tiro di Morata, il 4-3. 4-3 al 90esimo, ma che partita è? Che partita è? 4-3, non mi è mai successo, sono tutti 0-0, oggi 4-3, ma perché? Abbiamo vinto e adesso speriamo di vedere la Lazio caduta, una sconfitta incredibile della Lazio che magari può garantirci la Champions. No, la Lazio ha vinto 2-0 con la Fiorentina. Certo è che arrivare quinti veramente mi dà molta, molta, molta fastidio, a 2 punti dalla Lazio. Abbiamo perso solamente 4 partite, abbiamo fatto 6 punti contro la Juve e la Lazio ci viene a battere in una di quelle 4. Bastava probabilmente il pareggio, anzi senza il probabilmente. Incredibile perché abbiamo fatto un campionato a mio modo di vedere splendido. Andiamo a fare la nostra Europa League e ragazzi magari con Ibra la vinciamo, cosa devo dirvi? Ho sempre parlato di scudetto, ma ovviamente, rimanendo realistici, l'obiettivo era la Champions ed è sfumato all'ultimo. Ragazzi, nel mentre che si prepara la nuova stagione, voglio fare 2 paroline con voi. Io vi devo assolutamente ringraziare di cuore, con il cuore in mano, perché quando ho deciso di iniziare questa serie non mi aspettavo così tanto calore, così tanto entusiasmo. Addirittura a Romix tutti mi fermavate e mi dicevate: Foolish, la Sampdoria lo vince il campionato quest'anno.
bellissimo, davvero, vedervi così partecipi, con così tanti commenti, così tanti mi piace, così tante visualizzazioni e video, è stato per me motivo di orgoglio e devo solamente ringraziarvi per questo. Ero incerto, insicuro, non ero convinto al 100% di fare una carriera allenatore, è da più di un anno che andate avanti a chiedermela e avevo deciso di iniziarla proprio per accontentarvi. Beh, in realtà si è trasformata nella serie più di successo del canale e quindi non posso fare altro che dire, certo, ci sarà una seconda stagione con la Sampdoria. Tra l'altro vi svelo un piccolo aneddoto, è successo che prima del mercato invernale mi contattò la Lazio per chiedere se volevo andare ad allenare proprio i biancocelesti e dissi di no, rifiutai l'offerta perché volevo rimanere a Sampdoria, volevo continuare il progetto giovani e tra l'altro eravamo lì per comprare Ibra, cioè nel senso stava iniziando il mercato per iniziare la trattativa con Ibra e quindi ho rifiutato. Col senno di poi sarei andato in Champions, ma il mio cuore rimane in questa squadra qui, nella Sampdoria dei miracoli, nella Sampdoria di Ferrero, nella Sampdoria di Foolish, nella Sampdoria di Ibra, Icardi, Yese, Munir, Gnoguri, Emiliano Viviano, giocatori fantastici, me ne sono innamorato, sono contento e vi invito qui sotto nei commenti a scrivermi qualche altro giocatore da andare a comprare nella prossima stagione. Non voglio che ve la prendiate male, non so se vi garantirò due episodi a settimana di carriera perché come avete visto ho comprato altri giochi, come vi ho detto, tra cui GTA che ho lì, e voglio iniziare anche a fare altri giochi sul canale, anche Minecraft, ho iniziato a giocare a Minecraft con qualche amico dell'università e devo dire di rivalutarlo perché pensavo che fosse nettamente peggio, invece è abbastanza divertente in compagnia, da soli no, mi annoio, ma in compagnia è abbastanza divertente, quindi magari cercherò un po' di variare i contenuti sul canale e due episodi della carriera ogni settimana non ve li garantirò, uno sicuramente, due può essere, vediamo. Io ragazzi ne approfitto ancora una volta per ringraziarvi e chiedervi di mettere un bel pugno di pollice a questo ultimo episodio della prima stagione della carriera e di iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Forza Sampdoria e scusatemi per la mancata qualificazione alla Champions League. Ciao. 46esimo, dobbiamo stabilire il record ragazzi, dai. La partita finisce qui, la partita finisce qui. Con questa romantica espulsione. Il momento è catartico, vedremo cosa deciderà l'arbitro. Dove va? L'ha fatta finire così. Ha detto era un ballo così cattivo che non ti degno neanche di darti il cartellino rosso.